Benvenuti, è mercoledì, siamo su Tourism Peschiera e oggi vi portiamo alla scoperta di un piccolo pezzettino di storia di Peschiera del Garda, proprio caratteristico di Peschiera del Garda, ovvero lo stabilimento ittiogenico, dove si riproduceva il pesce, dove si allevava il pesce, dove si cercava di ripopolare le specie ittiche a compenso del prelievo, perché vi ho già raccontato molte volte, il lago di Garda e soprattutto Peschiera si basava molto sul commercio, sulla cattura del pesce. Peschiera, il nome stesso della città, deriva dalle peschiere, che erano proprio le stazioni di pesca fisse dove si catturava il pesce e anche dove lo si teneva in viva prima di commercializzarlo. Siamo in un posto particolare, ovvero siamo sulla riva sinistra della fossetta, uno dei quattro canali che circondano la fortezza di Peschiera, e alla vostra destra avete proprio la struttura muraria rinascimentale della Serenissima Repubblica di Venezia che caratterizza la fortezza pentagonale di Peschiera. E in questo spazio di terra, proprio alla base della fortezza di Peschiera, abbiamo una zona che è sempre stata, diciamo, una zona militare. Infatti proprio alla vostra destra c'è il famoso carcere di Peschiera, la caserma 30 maggio, originariamente ospedale asburgico, infatti parliamo di metà 800, l'anno in cui fu costruita. Beh, alle mie spalle abbiamo un rudere, di fatto, un qualcosa che sta cadendo a pezzi, anzi diciamo che è decisamente già caduto a pezzi, però è una storia che rimarrà qui ancora per poco tempo, in quanto tutta questa zona fortunatamente sta andando incontro ad un restauro, ad un recupero, ad una riqualificazione importantissima. Tra poco tempo vedremo questa zona completamente riqualificata con un parco d'accesso pubblico da via 30 maggio, ma a parte questo ci premeva come Tour di Peschiera regalarvi questa puntata, proprio perché in questo momento io sono dentro a quello che era lo stabilimento ittiogenico. Qui, come vedete dalle foto, che sono foto di repertorio prese dallo stabilimento ittiogenico di Bardolino, vedete proprio cosa succedeva in questo capannone. Adesso vediamo soltanto i basamenti in cemento. Dobbiamo immaginare che questo fosse un capanno, un grosso capannone coperto. E qui vedevamo, come avete visto nella foto, questi grossi vasi, queste grosse ampolle dove le uova venivano fecondate, dei pesci che venivano catturati, venivano fatte schiudere i pesci, proprio le specie ittiche, una volta che venivano schiusi, quindi nascevano, venivano poi trasportati all'interno di queste vasche a lago. Infatti queste è quello che rimane della vasca in cui veniva inserito il pesce. Lo possiamo notare perché è proprio una piscina, di fatto, con ai lati ancora le corsie, che sono queste, delle paratie che chiudevano uno spazio rispetto a un altro in cui poteva rimanere dentro un pesce accresciuto rispetto a uno magari un po' più grande o un po' più piccolo. Quindi proprio era una costruzione in cui nasceva il pesce, veniva poi portato in acqua, veniva fatto crescere e dopo venduto oppure reimmesso nel lago a compenso delle perdite. Beh, come vedete è completamente in decadimento, però è uno degli ultimi, anzi l'ultimo residuo di quello che è stata un'epopea importantissima per Peschiera, che è partita dal regio stabilimento ittiogenico, che era proprio costruito davanti a me a fine 800. Questo stabilimento è quello che resta, diciamo, di una storia che se n'è andata, ma che speriamo quanto prima possa ritornare di nuovo a caratterizzare il Garda, perché il Garda ha un'identità, la sua identità è scritta nella sua storia, e la sua storia dice che il Garda era un lago in cui la pesca la faceva da padrone, in cui il rispetto dell'ambiente lo faceva da padrone, era popolato da pescatori che si prelevavano dal lago ma avevano anche un'attenzione particolare al recupero, alla tutela dell'ambiente e alla conoscenza dello stesso. Quindi come canale Tour di Peschiera anche noi cerchiamo di dare il nostro contributo. In che modo? Raccontandovi questa storia prima che vada completamente perduta, prima che anche gli ultimi resti di quello che è stato una stazione così importante e così importante proprio per Peschiera, caratterizzante per Peschiera, se ne vada. Questo filmato chiaramente rimarrà nei nostri archivi, rimarrà nella storia, e come potete vedere, appunto, parlando di storia, da questa foto che ritrae questo stabilimento appena finito di costruire all'incirca a metà degli anni del Novecento, ecco, ha avuto il suo ciclo, ha avuto la sua fine
noi vi testimoniamo quello che resta, vi testimoniamo una storia che fortunatamente con questo filmato non andrà perduta. E con questo vi diamo appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo sempre di Peschiera, cercando di trovare quelle piccole angolazioni che raccontano la curiosità, che raccontano la voglia di venire a Peschiera per scoprire qualcosa di nuovo, per arricchirvi personalmente. Questa è la nostra missione, questo è quello che crediamo sia giusto fare per rendere omaggio a questo fantastico paese che è Peschiera del Garda. Di conseguenza vi lascio adesso a fare un giro velocemente in questa zona, la vediamo così com'è, sarà ristrutturata, sarà riqualificata e verrà riconsegnata alla cittadinanza nel suo splendore. Grazie a tutti, viva Peschiera del Garda e viva il Lago di Garda!